Strega è un termine che contiene moltitudini. Favole, cattivi della Disney, ninnoli e cristalli New Age o candele nere che ardono in pozze di sangue. Include i satanisti orgiastici delle leggende medievali che ammazzano e bevono sangue, offrono l'anima al diavolo e, secondo alcuni inquisitori pieni di immaginazione, siglano il patto mettendogli la lingua nel buco del culo. Ma descrive anche le sorelle di Amori e Incantesimi mentre ballano al ritmo di Lilith Fair con la fotografia virata seppia e ammoniscono gli ingenui bifolchi che nella magia non c'è il diavolo perché loro usano erbe e candele solo per trovare il vero amore. Qual è allora la vera stregoneria? Tutte quante. La strega ha sempre vissuto sul filo del rasoio, tra bene e male, terrore e favola. Nell'Odissea Circe trasforma i compagni di Odisseo in porci per il solo fatto d'aver messo piede sulla sua isola, ma è anche l'amante e l'ospite dell'eroe per un anno intero, durante il quale lo rimpinza di vino e banchetti, ed è sempre la sua magia di schiudere i cancelli dell'Ade affinché quello vi possa penetrare. Nel folklore russo le persone disperate si ritrovano nella casa di Baba Yaga, nelle profondità del bosco. Baba Yaga, con i suoi denti di ferro, è una potente vegliarda, folle di magia. Li benedirà o mangerà? Non c'è modo di prevedere l'esito. La benedizione non è necessariamente l'opzione migliore. Nella storia di Vasilissa, Baba Yaga sistema la relazione di una bambina con la sua famiglia violenta, regalandole una lampada dalla quale scaturirà il fuoco che brucerà l'intera casa della piccola, con tutta la famiglia all'interno. Benefattrice e assassina, saggia e cannibale. Una donna in piedi presso i cancelli della vita e della morte, che scorta gli uomini attraverso l'inconoscibile spazio intermedio. La magia si accumula nei punti di transizione e la strega è l'incarnazione di quel trapasso. Non è né buona né cattiva, ma sempre assurdamente entrambe le cose insieme. Le streghe sono quel che le donne sarebbero se avessero potere. L'ambiguità della stregoneria è quella del potere stesso, che è al contempo orribile e magnifico, intriso di sangue o luminoso di vita, a seconda di chi lo detiene o contro chi è brandito. Sei una strega buona o cattiva? Dipende. Chi lo chiede?